Costruzione. Innovazione. Cittadinanza attiva. Incontro col territorio. Crescita. Inclusione. Creatività. L'ELSA è progettualità. Sicurezza. L'ELSA è accoglienza. L'ELSA è intraprendenza. L'ELSA è collaborazione. L'ELSA è condivisione. L'ELSA è un mondo di scoperte. L'ELSA è turismo e territorio. L'ELSA Morante è la liberté d'être soi-même. L'ELSA è semplicemente per te. Join us for a better future. Vieni all'ELSA con noi! Buonasera. Gli scout di Sassuolo hanno raggiunto i 50 anni di età. Il traguardo è stato celebrato mercoledì nell'area della parrocchia di Sant'Antonio, dove l'8 dicembre 1971 nacque il primo nucleo scout sassolese. Come anticipato già nel nostro telegiornale di ieri, ecco il servizio completo sull'evento. Ormai l'emozione non ti tocca più perché di questi ricordi ne vivi quotidianamente, però oggi è un giorno particolare, l'Immacolata di 50 anni fa. C'era qualcosa a Sassuolo che cominciava a crescere. Effettivamente sì, è vero, perché è stata una cosa molto emozionante quando abbiamo fatto le prime promesse, vedere che si realizzava quello che con padre Corrado abbiamo sognato e vedere questi ragazzi che con entusiasmo pronunciavano la loro promessa, la loro prima promessa, la loro unica promessa, perché poi la promessa scout è unica, che si rinnova ogni tanto, come faremo anche oggi durante la messa, rinnoveremo la nostra promessa scout. Dopo 50 anni vedere della gente che c'era e vedere che i propri, chiamiamoli discepoli, i propri ragazzi, come li hai chiamati tu nell'introduzione, questo dà una grande soddisfazione. Sì, guarda, questa è la cosa che veramente mi riempie il cuore di gioia, perché noi siamo in continuo contatto. Io per esempio, Mauro lavora, no? Io ogni tanto passo dal suo posto di lavoro e è un saluto di cuore, perché me lo sento vicino, e così anche con gli altri. Ogni tanto ci troviamo, facciamo delle cene, cioè riusciamo a mantenere questo rapporto di amicizia profonda che ci ha legato molto, ci ha fatto legare con lo scautismo, insomma. Ti hanno definito separatista, in realtà hai creato una cellula non secondaria, ma una cellula che moltiplicava gli scout a Sassuolo in pratica. Ma dunque, intanto non ero da solo, questo bisogna chiarirlo, eravamo un gruppetto bello numeroso, 20-25 tra ragazzi e ragazze, che abbiamo deciso di portare lo scautismo a Braida perché pensavamo che lo scautismo dovesse essere portato anche dove c'erano dei quartieri un pochino più disagiati, e all'epoca Braida era un quartiere di forte immigrazione e di disagio sociale, e la nostra intenzione comunque era, nonostante fossimo in screzio con alcune scelte fatte dallo scautismo alla San Francesco, la nostra intenzione però era fortemente quella di continuare l'esperienza scout, perché ci credevamo fino in fondo. Quindi questo abbiamo fatto a Braida, e tra l'altro, per fortuna, lo scautismo a Braida c'è ancora. Siamo tornati a essere Sassuolo 1, la ruota è girata così, non vi saprei dire il perché. Però questo per me è importante, perché per me, che sono nato nel Sassuolo 1 e che spero di morire nel Sassuolo 1. Poi era nato anche il gruppo alla Consolata, anche quello per una separazione naturale, non per screzi veri e propri. E tu sei una rappresentazione vivente dei 50 anni dello scautismo a Sassuolo. Non so se dire per fortuna o purtroppo, comunque. Dunque, parlando seriamente, io mi sento molto contento e felice di essere ancora negli scout, perché per me è normale, e quello che mi dico sempre, finché io vedo che il mio lavoro e il mio sforzo e la mia non fatica, perché non faccio fatica a fare il capo scout, il mio impegno porta dei risultati, e a volte dico, finché i ragazzi ascoltano le mie parole, mi comprendono e mettono in pratica quello che dico, beh, ha un senso, ha un valore, e anche se ho ormai 64 anni, penso di riuscire ancora a dare qualcosa, e questo lo vedo
soprattutto perché non lo faccio con fatica, e questo è quello che conta. Quello che dico sempre, una cosa la devi fare e se ti piace la fai e non ti costa fatica, e a me per fortuna lo scoutismo non costa fatica. Tutto qui. Al via lunedì il Christmas Tour 2021 del tenore sassolese Matteo Macchioni. 5 gli appuntamenti in programma: lunedì 13 e 20 dicembre all'interno di Palazzo Tarrasconi a Parma, giovedì 16 nella Basilica di San Petronio a Bologna, martedì 21 a Villa Erba di Cernobbio e giovedì 23 a Cortina d'Ampezzo. Posti ancora disponibili per la tappa bolognese e per quella conclusiva. Resterà allestita fino al 23 gennaio la pista di pattinaggio sul ghiaccio di Piazzale della Rosa. Scopriamo di più nella nostra intervista. Si torna con la pista del ghiaccio a Sassuolo e questa volta c'è una sorpresa. La pista è più grande, più ricettiva e più accogliente. Fortunatamente siamo tornati quest'anno e siamo contenti di essere qui di nuovo a Sassuolo. E come novità c'è che siamo in Piazzale della Rosa, un posto più dedicato a noi con la pista di ghiaccio, più idoneo, più grande, accogliente. Infatti la pista quest'anno può vedere anche a occhio nudo, è più grande di almeno 40 metri quadrati. Gli spazi per gli spettatori da fuori sono più larghi, quindi c'è meno problemi a far rimanere i genitori a guardare i propri bimbi. E siamo sempre qua aperti tutti i giorni, già da sabato fino al 23 gennaio. E siamo contenti, ringraziamo l'amministrazione, tutti quelli che del comune ci hanno dato questa opportunità di tornare dopo 2 anni. Nessuna chiusura, probabilmente nei feriali non siete aperti al mattino, tranne che il periodo delle feste. Al mattino i feriali siamo chiusi perché vanno a scuola i bimbi, ma dal 23 comunque sulle locandine le pubblicità sarà specificato, dal 23 dicembre fino al 7 gennaio la mattina saremo aperti, faremo sempre la pausa pranzo e poi continuiamo il pomeriggio fino a sera. Si rinnova sabato 18 dicembre l'appuntamento con la Run for Christmas, la corsa camminata non competitiva di 5 km alla quale si partecipa con travestimenti a tema natalizio. La partenza è in programma alle ore 15.30 da Piazza Garibaldi, dove dalla mattina all'interno del Christmas Village sarà possibile ritirare il kit di partecipazione. Iscrizioni sul sito Eventbrite. Ed ora la nostra pagina sportiva. Dopo aver chiuso il girone d'andata di campionato al 5° posto, la Green Warrior Sassuolo si prepara a cominciare la propria avventura in Coppa Italia Serie 2. Domani alle 16, per gli ottavi di finale che si giocheranno in gara secca, le neroverdi faranno visita ad IPAG sorelle Ramonda Montecchio, formazione che si trova al 4° posto nel girone B di Serie 2. La squadra vincitrice affronterà ai quarti di finale San Giovanni in Marignano. Anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto, vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento a lunedì. Buona serata e buon weekend!